che è un 30 così del 900 qua c'è che diceva proprio il fatto che con la poesia si rende meglio il discorso. Con la poesia? Sì. Cioè no, scusa, con la parolaccia dà più forza al discorso, e a me mi è rimasto molto più impresso, e è anche quello che comunque mi ha dato possibilità di aumentare il voto, perché tutti su Leopardi, io invece... Quel gobbo. Sì. Invece a me mi è piaciuto proprio sto particolare. No, io penso che comunque la parolaccia nel film ci sta bene, perché dà forza, come diceva lui, dà forza al discorso. Facci un esempio, ma hai fatto un esempio una volta, no? Di qualcosa che lui ha scritto, poi dopo dice anzi, com'era? Era quanto è bella questa luna, virgola, o meglio, porca puttana quanto è bella questa cazzo di luna. È stupenda, tutto il film insomma era chiuso da queste parole. E, senti, il successo, ecco, come lo stai gestendo? Perché comunque mi hanno detto che sei diventato molto famoso a Carzoli, perfino a Camerata. Sei un eroe anche a Vico del Lazio, ti conoscono. Dici, sì. No, mi sta piacendo, anche perché... cioè il personaggio di Stigalzi cioè mi ha dato molta più importanza di quello che avevo prima. Magari persone che le più anziane, che magari non prima ti vedevano in un certo modo, con un certo distacco, con una certa cosa, adesso col fatto del film magari ti danno pure una certa confidenza per me. Certo. Questo è bello, cioè a me quando vado in giro per Prete e mi chiamano Stigalzi, cioè mi piace. Ma quello pure io, insomma, quando mi chiamano, ma Stigalzi tornerà, porco Giuda se tornerà, mi commuovo. Mi fa sentire ancora più importante, cioè, di quello che ero, cioè non è vabbè, non sono così importante, però insomma. E senti un po', che te volevo chiedere? Penso che... cioè uno che ti dà importanza penso che fa piacere a tutti. Beh certo, a voglia. Che te quello ti aspetta sto qua? Esatto, parlaci degli elementi autobiografici inseriti nel film, non solo tuo ma anche dei vari protagonisti. Ah sì, allora diciamo che la vacanzetta a Amsterdam, allora, anche io sono andato a Amsterdam, però 2 anni fa, quindi penso che gli effetti sono finiti insomma, no? Invece c'è Simon che effettivamente un mese prima di cominciare le riprese è stato insomma nella terra olandese. Sì. E mi ricordo che insomma si è presentato a un amico che conosceva da 15 anni, tacchi Alessio, no? No. Si è ripresentato, no? Oppure ha avuto delle leggere mancanze, diciamo, di lucidità. Sì, il primo giorno delle riprese, ad esempio. C'eravamo dato appuntamento alle 10 a Piazza San Giovanni, che sta accanto a casa sua. Lo sono andato a svegliare alle 10:30. Gli faccio: ti aspettiamo a Piazza San Giovanni. Ah, Piazza San Giovanni? Sì. Dopo 10 minuti ti vedi una macchina velocissima, tipo nel film, che va a Piazza Carretta. No, insomma, sono sceso lì. Ah, che è dove ci troviamo noi ora. Sì, dove ci troviamo noi ora. Infatiamo i bambini che... Vabbè, saranno tanto contenti di rivedersi. Sì, tantissimo. Ecco, questa cosa che tu... diciamo mangi tanto, è vero, no? Sì, è verissimo. Ok, io mi ricordo che una volta ti sei ad invitato a casa Roma e insomma mi ricordo che ci hai venito per film insomma, però so che tua nonna non è dello stesso parere. Perché comunque era abituata a zio e a Dario giù attivo, quindi sono doppio di me, però no mangio pure a casa, pure parecchio. Ok. E dai, io farò una parte nel prossimo... L'ha sentito? No, perché non l'ho visto, non sta serie. E fa padre Johnson, anche detto Don Johnson. Non glielo dico, ma... Ok, vabbè. Vuoi che ti faccio vedere gli errori? Sì, magari. Così. Che altro? Anche la parte riferimenti continui alla laurea in lettere? Ah sì, la laurea in lettere, vabbè, io ho fatto il classico, no? Anche Penkill, mio fratello. E quindi, insomma, conosciamo bene un po'... quel mondo, però poi abbiamo cambiato totalmente, siamo andati in ingegneria, perché comunque se sei ingegnere sei più figo. Ecco. Però devo dire una cosa, nonostante i riferimenti insomma scherzosi, penso che se non avessi fatto il classico non avrei potuto scrivere sto film.
quindi insomma è importante pure la parte umanistica, importantissima, capo. Questa è la parte umanistica. Ecco il baronetto, tanto che è arrivato. Che figata! Eccolo. Ma sei bello il backstage. Il backstage è sempre bello. Ecco, ma sta cosa che guidi velocissimo, spericolato, è vera? No, tutto il contrario, anzi. Ecco. La location del covo. La location del covo è lo chalet di Bondini, Dino Berardino. Detto Scommarello. Dopo riprendiamo il suo negozio, vi facciamo pubblicità perché è stato un grande. E una curiosità che... Quanto avevi pagato l'affitto dello chalet? Ah, 0 lire. Giusto. Aspetta, no, è stato Penchilla a pagare non so quanto. 2 litri di benzina per il gruppo elettrogeno, che poi non ha funzionato. A proposito di gruppo elettrogeno, bravo che me ne hai parlato. Praticamente c'è una scena, quella finale, in cui noi insomma ce la prendiamo con l'avvocato. A un certo punto si vede che usciamo dallo chalet. Minacciando l'avvocato. Minacciando. È venuta bene perché insomma sembra che l'avvocato retrocede, insomma, impaurito. Invece la motivazione è stata che è finito il gruppo, quindi la luce, la corrente elettrica non c'era più. E quindi niente, allora, c'era bisogno di bel più sole, luce. Insomma, sta bella piana. E quindi anzi è stato meglio così. La scena delle stragi, i trucchi splatter da 2 soldi. Vabbè, alcuni ho fatti con Photoshop, insomma si vede proprio che sono venuti male. Però gli spari sono venuti bene, mi hanno detto. E invece quelli la carneficina. Vediamo l'arrivo intanto di Romoletto. Ah, Romoletto, Romoletto. Ah, non ce l'hai con lui? No, lui è un primo piano. Sì. Non fa documentario. Romoletto. Vieni a dire qualcosa. Vieni anche tu, scendi su, forza. Dai. Impressioni sul film. Che sono fratelli. Ci devo pensare. Sono fratelli, si assomigliano come io e mio fratello, cioè no. Cioè per niente. Proprio no. Dicevamo i trucchi splatter realizzati con portentoso succo di pomodoro. Sì, succo di pomodoro, insomma, di primo... Beh, diciamo, degli effetti abbastanza realistici. Sì. La prima squartamento in motosega. Oltre al pezzo del cervello che è proprio... Penso anche. Che il pezzo del cervello insieme al pezzo invece in cui Paolo, insomma Paolo, scusate, gira per il paese ripensando alla moglie che l'ha lasciato. I momenti di nostalgia, diciamo. Penso che sono i momenti più belli del film. Il cervello e Paolo che viene lasciato. Diciamo, i picchi. Sì, i momenti romantici. Gli acuti del film. La sottile linea tra odio e amore, insomma. Tra odio e amore, sì, certo. Tra il bene e il male. Classico, qualche cazzata sappiamo di pure noi. Vengo pure io. Cos'altro dire? Allora, curiosità sul film. Simon Di Blasio, pur essendo un ottimo attore, spesso si dimentica quali magliette ha indossato in certe scene. E quindi molte volte, diciamo, i primi piani sono stati motivati appunto da questa sua dimenticanza. Lo si può notare nella scena in cui telefona a Lisa, la moglie di Bertarelli. Nella parte precedente del documentario, no? Vi ricordavo stavo dicendo che tanti primi piani tuoi sono dovuti al fatto che tu sbagli sempre maglietta. Ecco, e diciamo questa cosa è vera o no? Oppure... È verissimo, okay. Però da una parte la colpa è la mia, però devo dire pure che c'ho mia nonna che praticamente a casa lei è fissata per la pulizia, cioè una maglietta il giorno, mezza giornata lei te la deve lavare per forza, quindi mi sono trovato un attimo così che non ritrovavo le magliette, poi tutto di corsa alle 5 del pomeriggio vai puntuale e quindi quel fatto sì, ha lasciato un po' desiderare il fatto che comunque avevo diverse magliette in diverse scene. Diciamo, questo è il cappello che indosserò nel seguito del film, quindi non è che so retro. Perché comunque... È un'anticipazione. Anticipazione, è così. Allora, un nostro CEO, praticamente in una sua folle critica, non dico chi è perché io voglio molto bene,